Anche per quest'anno sono sempre più numerosi i turisti, soprattutto stranieri, che scelgono le località lungo la costa dei Trabocchi in Abruzzo per trascorrere le loro vacanze estive. Fabio Caravaggio, stagione estiva ormai avviata, Rocca San Giovanni rimane una delle località prescelte dai turisti. Per voi è motivo di soddisfazione e di orgoglio? Assolutamente sì, siamo molto soddisfatti per il premio che Legambiente sta dando all'intera costa dei Trabocchi con le tre vele e sicuramente teniamo a sottolineare il fatto che gran parte del merito è anche di Rocca San Giovanni. Nell'ultimo mese siamo andati spesso sugli articoli di stampa dove Rocca risulta essere mare pulito, spiaggia pulita, acque pulite e addirittura siamo stati inseriti nella ambita guida blu 2019 di Legambiente come prima spiaggia d'Abruzzo insieme a Giulianova e premiata con 5 punti, tra i cui posso citare l'accoglienza, la pulizia del mare delle spiagge, località di interesse storico culturale, artigianato di qualità e servizi destinati ai portatori di handicap. Quindi auspichiamo soprattutto che però l'anno prossimo anche una conferenza stampa di Legambiente o di Goletta venga su un trabocco di Rocca San Giovanni. Sicuramente. Accennava ai Trabocchi, Caravaggio, la costa dei Trabocchi è diventata un po' una peculiarità del nostro Abruzzo, apprezzata in tutta Europa e in tutto il mondo, è una unicità da tutelare e salvaguardare. Assolutamente sì, come amministrazione ci siamo battuta molto nell'ultimo consiglio regionale, favorevoli alla promozione e alla diffusione e anche alla piccola ristorazione sui Trabocchi che non può che essere un volano attrattivo per tutta, non solo la regione ma anche a livello nazionale e addirittura europeo.